Annunciato a sorpresa durante l'E3 2021 con un adrenalinico trailer sulle note di una canzone inedita del leader dei Korn, Jonathan Davis, Alex 2 è il seguito diretto dell'action RPG Open World pubblicato nel 2017 da Piranha Bytes, ovvero lo studio tedesco responsabile di Gothic e Risen. Un titolo destinato a vedere la luce su PC e piattaforme PlayStation e Xbox di vecchia e nuova generazione, addirittura già entro la fine dell'anno in corso, senza tuttavia al momento una data specifica. Prima di continuare, vi ricordiamo di iscrivervi al canale attivando le notifiche per rimanere sempre al passo con i video di EveryEye.it. Come risulta ben chiaro a partire dal nome, Alex 2 prosegue quanto visto e narrato nell'originale. L'ambientazione è sempre il remoto pianeta Magalan, anche se le vicende narrate in questo sequel si svolgeranno parecchi anni dopo i fatti della prima avventura e la conseguente sconfitta degli ibridi. Il nuovo protagonista sarà di nuovo il prode Jax, stavolta alle prese con la minaccia di tremendi invasori provenienti dal cielo. Per combatterli occorrerà unire tutte le fazioni di lotta tra loro, evitando di scatenare la forza incontrollabile dell'Alex oscuro e soprattutto ritrovando nel frattempo Dex, l'amato figlio letto che gli è stato sottratto con la forza. Così come il primo episodio, gran parte del fascino di una produzione chiaramente lontana dagli standard di un gioco AAA è da ricercarsi nello scenario. Magalan è una cornice senza dubbio particolare, in grado di unire passato e futuro, scienza e magia, misticismo e tecnologia. Un universo a metà strada tra Medioevo e post-apocalisse, in cui tutto ruota attorno all'Alex che dà il nome al gioco. Un'energia misteriosa e incontenibile, scatenatasi in seguito al mortifero impatto con un asteroide. In questa nuova avventura, pubblicata da THQ Nordic, Piranha Bytes punta a una maggiore libertà di azione e a un sistema di combattimento più rifinito, senza ovviamente dimenticare l'essenziale natura ruolistica dell'insieme. Alex 2 mira ad essere, per bocca del team stesso, un'esperienza più ambiziosa e versatile rispetto al passato. Un'indole riassunta dalla centralità del jetpack, reso assolutamente indispensabile tanto per l'esplorazione quanto per i combattimenti in tempo reale, destinati ad assumere una piacevole verticalità da non trascurare. Lo studio tedesco promette una notevole densità di contenuti, si parla di 100 nemici diversi, oltre 300 personaggi non giocati suddivisi in 5 fazioni e circa 350.000 linee di dialogo totali. Insomma, un viaggio di tutto rispetto con una longevità che dovrebbe attestarsi attorno alle 60 ore circa. Non si hanno al momento indicazioni sulla presenza di finali multipli o su diramazioni che possano incentivare la rigiocabilità, anche se è evidente che Alex 2 punti alla personalizzazione e a un'odissea da vivere nella maniera più soggettiva possibile, plasmando Jax e il mondo che lo circonda a seconda delle proprie esigenze. Con un gigantesco mondo vivo e incentrato su un sistema di causa ed effetto fatto di scelte morali che andranno a incidere tanto sulla storia quanto sul party che ci accompagnerà in corso d'opera, Alex 2 si pone come un ideale successore di un titolo evidentemente imperfetto ma comunque gustoso. Scopriremo nei mesi a venire se Piranha Bytes sarà stata in grado di compiere lo step successivo che per certi versi è sempre mancato, quel passettino extra in grado di consacrarla a stella del mercato AA. Ora la parola passa a voi. Al netto di qualche evidente spigolo, vi ispirano le premesse di Alex 2? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.